buonasera, benvenuti e abbiamoci in questo prepartita che ci prenderà tutti tra poco e che poi si concluderà con una grande serata dei Bottari di Macerata Campania. Dicevo, abbiamoci a questo prepartita con la conclusione di questa splendida giornata che ha visto impegnati da stamattina 14 pittori che hanno scelto angoli del paese e che hanno, con la loro ovviamente sensibilità, con la loro arte, rappresentato, disegnato e con l'intento di comunicare la loro visione dei posti che hanno immaginato, hanno intravisto e scelto nel nostro borgo. Io ovviamente vado veloce per non togliere tempo a chi mi deve seguire e soprattutto per non far fare tardi per la partita, però mi corre l'obbligo ovviamente di ringraziare quanti hanno contribuito, quanti hanno fatto sì che questa manifestazione potesse nascere e si potesse sviluppare in un modo così avvincente, così avvolgente, così bello davvero. Quindi innanzitutto voglio ringraziare tutti i ragazzi del forum, ragazzi giovanissimi che veramente bravissimi, io vi faccio i complimenti a nome di tutti perché avete saputo creare un gruppo bellissimo, affiatato e che, vi dirò, senza l'aiuto di nessuno hanno saputo organizzare questa grande manifestazione. Sono sicuro ne organizzeranno tante altre, qualcuna la stanno già immaginando, pensando con la critica d'arte Antonella Nigro, che ringrazio per averci accompagnato, per aver seguito le ragazze e per averle anche in un qualche modo ispirate nell'organizzazione di questa serata. Quindi un applauso veramente caloroso anche ad Antonella Nigro. Ringrazio queste splendide modelle che, non so, la stilista, non so come si chiama, Stefania la stilista, che ha saputo vestire queste splendide ragazze e devo dire con orgoglio, tra cui anche Rutinese, quindi anche Rutino esprime delle bellezze degne di essere presentate su un palco con tanta gioia e tanta, davvero tanta bellezza. Ovviamente ringrazio i pittori che hanno lavorato sotto il sole, qualcuno al fresco, qualcuno con più disagio, meno disagio, però spero vi sia piaciuto Rutino, spero vi siano piaciuti gli angoli di Rutino e spero veramente che poi il prossimo anno, quando questa manifestazione si ripeterà, vi ritroveremo qui, semmai non da soli ma con altri vostri colleghi, per far crescere maggiormente sempre più questa manifestazione. Un ringraziamento alle signore che dietro le quinte, come ogni anno, fanno sì che noi poi, mentre ci divertiamo, possiamo anche mangiare questa buonissima zeppola rutinese. Quindi un applauso alle signore che stanno lavorando per noi per farci gustare la zeppola. E ringrazio ovviamente tutti gli altri, tutti coloro che veramente hanno partecipato a qualsiasi titolo e con qualsiasi contributo alla riuscita di questa manifestazione. Adesso passo la parola ad Alessandra che continuerà nel programma di presentazione con altre comunicazioni. Buonasera, anche io a nome di tutto il forum e di tutti gli organizzatori di questo evento vorremmo ringraziarvi, voi che siete presenti qui e tutti i pittori che ci hanno tenuto compagnia in questa giornata. E passiamo subito a quelli che sono gli attestati che appunto vorremmo rilasciare a tutti appunto i pittori che hanno tenuto Rutino in questo giorno all'insegno della cultura e dell'arte. Quindi iniziamo con le prime pergamene e poi mano a mano che sentite il vostro nome potrete salire sul palco per ritirarle. Quindi. Allora, la prima pergamena va a Flavia Cardone, per essere stata con noi. Sì. Quindi avvicinatevi così avete meno strada. La seconda va a Maria Teresa Greco, Daniela Greco. Grazie mille. Grazie a voi e complimenti. Vi
Vincenzo Baldi, Raffaele Di Biasi. Grazie mille. Maria Luisa Di Biasi. Grazie. Giovanni Loffredo. Mille. Catello Coda. Grazie mille. Denise Radano. Grazie per essere stata con noi. Salvatore Damiano. Antonio Loffredo. Alberto Forlenza. Sonia Fontanarosa. Mauro Trotta. Rosa Scavariello. Maria Teresa Greco. Grazie. Quindi ringrazio nuovamente tutti gli artisti che sono stati con noi e ora lascio la parola al critico d'arte Antonella Nigro. Grazie. Buonasera a tutti, io spenderò una parola non soltanto per gli artisti che hanno partecipato stamattina con grande impegno e grande talento e che appunto avete visto sul palco ritirare appunto la pergamena di presentazione, però questo era un evento che aveva altri eventi artistici, come dire, collaterali che hanno impreziosito la kermesse stessa e quindi passo adesso a presentarvi gli artisti ospiti che da stamattina ci hanno accompagnato in questo percorso artistico. Allora io inizierei con Gianluca D'Amato e Francesco Ranauda e la loro modella Maria Giovanna Minella, venite pure avanti, che si sono esibiti in una rappresentazione di body painting, che è un'espressione artistica contemporanea dove il corpo è protagonista e quindi gli artisti hanno dipinto la loro modella. Ma a questo punto con Francesco e Gianluca io passerei velocemente la parola per capire anche di che cosa si tratta e che cosa abbiamo rappresentato. Buonasera a tutti, allora ringrazio dell'invito Antonella, sono felice di essere qui e abbiamo fatto un dipinto sul corpo della modella, quest'arte chiamata body painting, abbiamo rappresentato un motivo floreale con varie sfumature e fiori e quest'arte riguarda alla fine è come se dipingessimo su una tela seguendo però le linee del corpo umano, dell'anatomia. Quindi siamo onorati di essere stati qui, speriamo di essere stati abbastanza soddisfacenti e ringrazio ancora Antonella per l'invito, spero di poter essere qui di nuovo l'anno prossimo con grande piacere. Buonasera a tutti e grazie. Dopo l'arte sul corpo, l'arte per il corpo, quindi accanto a me vorrei Stefania Vore, che è una stilista e che ha portato una collezione dedicata a Poseidonia, quindi al territorio pestano, dove appunto lei è figlia orgogliosa, anche se vanta una carriera nazionale e internazionale che ci porta insomma in giro per l'Italia e la porta in giro per l'Italia con un vanto per tutto il nostro territorio. Allora adesso io passerei insieme a Stefania, se possibile, alle rappresentazioni e i vari abiti e che cosa hanno rappresentato questi pittori sugli abiti che Stefania ha pensato, tagliato, cucito e realizzato appunto per noi. Allora, accanto a noi Rachele Siniscalchi Montereale che presenta un abito dipinto da Ida Mainenti e a questo punto la parola va a Stefania. Buonasera a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare il sindaco e l'intera organizzazione per avermi invitata. Come ha già presentato Antonella Nigro, quest'abito è stato dipinto dalla pittrice Ida Mainenti, rappresenta Pandora,
Pandora che apre questo vaso e ci sta tutto un insieme, un miscuglio di colori, di terra, di mare, di colonne di Pestum. Quindi vedete tutta la collezione chiaramente ispirata alla mitologia e al mito. E dopo Rachele, che veste Stefania Voria e anche i Damainenti, passiamo invece a Manuela Milano, che invece veste una creazione di Stefania Voria dipinta da Erminio Ariano. Quest'abito rappresenta la leggenda di Palinuro e sul davanti potete vedere dipinto il dio Nettuno che fa il patto con la dea Venere che per salvare la flotta di Ulisse bisognava comunque sacrificare una persona a bordo e ci fu così la morte di Palinuro. Benissimo, la terra dei miti affascina sempre. Bene, dopo la creazione vestita appunto da Manuela Milano, passiamo a Emilia Giliberti, che invece veste sempre Stefania Voria Couture e con un dipinto di Pasquale Ciao, del professore Pasquale Ciao, che ha dipinto un particolare della tomba del tuffatore, famosissimo insomma in tutto il mondo. Quest'abito si chiama appunto il tuffatore, è dipinto dal professore Ciao ed è stato fatto con dei colori che in questo momento non si riescono a vedere perché c'è troppa luce, però sono fluorescenti, al buio si illumina. Benissimo, e passiamo adesso ad un orgoglio cittadino, cioè a Alessia Matarazzo, che veste sempre Stefania Voria con un abito dipinto dalla pittrice Maria Rosaria Verrone. Quest'abito rappresenta Demetra, infatti si può notare il tempio di Cerere e la dea Demetra che sta in un parco con il grano, i papaveri e tutto quello che può essere la natura. E passiamo all'ultima creazione indossata da Daria Adascalita, che è una creazione di Flavia Alexandra Grattacaso. Quest'abito invece si intitola Era, dedicato alla dea Era, la madre di tutti gli dei. Bene, bene, con questo diciamo concludiamo la presentazione relativa agli artisti ospiti che hanno accompagnato, ripeto, in questo viaggio artistico i pittori in estemporanea e passiamo la parola al sindaco Giuseppe Ruotolo per le premiazioni. Grazie. Allora io prego i pittori che chiamerò per la premiazione di passare prima a ritirare la propria tela e venire sul palco con la tela in modo che poi il pubblico possa vedere qual è l'elaborato che è stato premiato. Allora iniziamo dal quarto posto. Al quarto posto si classifica l'artista Alberto Forlenza per aver illustrato con perizia di dettagli e varietà cromatica la poesia del Borgo di Lutino, la sua luce e la sua storia. All'artista Alberto Forlenza consegniamo il premio del quarto posto. Se mai lo sul palco così. Al terzo posto si classifica l'artista Catello Coda. Per aver narrato pittoricamente una delle visioni paesaggistiche più suggestive di Lutino, nella quale emerge la forza evocativa della memoria, della storia e della bellezza del luogo. Bravo. Vedere anche a te il premio del terzo posto. Grazie. Sul palco e poi dopo lo posso. Azione per Briseide, se lo gira in modo per farlo vedere, per aver reso realisticamente la fontana di San Matteo, quale metafora di fonte di vita racchiusa nel valore di un gesto carico di spontaneità.
mentre per Raffaele Di Biasi, per aver illustrato con brio e originalità cromatica e figurativa uno dei simboli paesaggistici di Rutino, attraverso la tecnica del puntismo riletta alla luce di una vivace contemporaneità. Bravi. E adesso l'ultimo, al primo posto, si classifica l'artista Mauro Trotta. Il denaro che in un qualche modo danno anche soddisfazione agli artisti per il lavoro che hanno fatto. A Mauro la motivazione è per aver reso con fedeltà e poesia uno degli scorci più suggestivi di Rutino e aver narrato tra natura e paesaggio memorie e bellezze del luogo. Grazie Mauro, grazie a tutti voi e un applauso anche a coloro che hanno partecipato e non si sono classificati. Io vi saluto tutti e vi lascio alla partita che credo sia già iniziata, quindi è il caso di interrompere il più velocemente possibile. Grazie ancora a tutti, complimenti ancora al forum. Ah, non lo sapevo, scusate, c'è ancora una... giusto. Questo ti dimostra, Antonella, il fatto che hanno fatto tutte le ragazze, vedi, io non sapevo niente. Ebbene, a voi la parola però, visto che... Di nuovo buonasera a tutti. Volevamo ringraziare di vero cuore Antonella per averci aiutato e supportato in questa iniziativa e quindi è per questo che vorremmo darle questa targa. Un ringraziamento a tutti, alle ragazze in particolare, che sono state, come dire, organizzate, tenaci e anche piene di quella grazia tipicamente femminile, come dire, che ha accompagnato questo viaggio. Io sono doppiamente onorata perché al di là, diciamo, della mia professione di critico, sono anche un insegnante e quindi, diciamo, le vedo tutte come alunne molto molto promettenti. Grazie a tutti. Allora, ovviamente, come da regolamento, le tele restano all'organizzazione, quindi prego i vittori di lasciare le tele nel posto dove le hanno depositate prima, grazie. Carissimi utenti, buonasera. Questa sera qui a Rutino si stanno preparando le zeppole sia con alice sia senza alice. Vedete come avviene la cottura delle stesse e appunto si prende la pasta, poi si creano le zeppole di Rutino e poi si mettono a cuocere come si evince dalle immagini. Sono tantissime, senza acciughe oppure con le acciughe, quindi vedete davvero un lavoro certosino da parte delle massaie che in questo momento si stanno adoperando per poter riuscire a offrire un prodotto genuino e di alta qualità ai visitatori presenti qui all'estemporanea di pittura. Vedete, siamo anche sull'altro lato e vedete che queste sono quelle con le acciughe che sono quasi diventate fritte, si evince dalle immagini. Ecco, vedete, con le acciughe si mette l'acciuga all'interno, poi si chiude e alla fine si frigge. Ecco, ottimo lavoro.